Impressione, Levar del sole è un olio su tela dipinto nel 1872 da Claude Monet. Il titolo del quadro darà il nome alla corrente artistica dell'impressionismo, movimento che nella seconda metà dell'Ottocento rivoluziona il linguaggio pittorico aprendo nuove strade espressive. Claude Monet trascorre l'adolescenza a Le Havre per trasferirsi a Parigi nel 1859, dove conosce alcuni dei pittori che daranno vita all'impressionismo: Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir e Alfred Sisley. Ispirandosi alla pittura di Édouard Manet, Claude inizia a dipingere il paesaggio fluviale della Senna utilizzando la tecnica dell'en plein air. Ogni quadro, cioè, viene realizzato durante sessioni di pittura all'aria aperta. Tornato in Francia dopo un viaggio in Inghilterra e in Olanda, si ferma a Le Havre. Ispirandosi al paesaggio che vede, realizza Impressione Levar del sole. Il soggetto del quadro è l'alba nel porto di Le Havre. Monet abbandona i volumi e i dettagli a favore della luminosità e dell'immediatezza percettiva della scena. Ciò che si vuol rendere è l'atmosfera, la foschia mattutina, l'evanescenza del paesaggio all'orizzonte. Attraverso tonalità fredde, azzurre e verdi, tutto appare smaterializzato e dissolto. I contorni sono incerti e sfumati. Il molo di Le Havre, le ciminiere in lontananza e la banchina si fondono con le striature del cielo. Il sole si staglia nella parte alta del quadro, leggermente sulla destra, e sembra galleggiare in uno spazio dove si confondono cielo e mare. Il suo cerchio arancio è l'unica figura riconoscibile e ben definita. I suoi raggi si riflettono nell'acqua tremula, dove si intravedono le silhouette dei pescatori e delle barchette in primo piano. Queste figure non sono altro che macchie di colore rese con rapide pennellate scure. Il quadro viene esposto per la prima volta nel 1874 nello studio del fotografo Nadar, in occasione della prima mostra degli impressionisti, nata in aperta contrapposizione al Salon de Parigi, esposizione della pittura ufficiale. Impressione Levar del sole rompe con la tradizione accademica e suscita sdegno. Con sprezzante ironia, il critico Louis Leroy, riferendosi proprio al titolo del quadro di Monet, definisce impressionista lo stile di questi nuovi pittori. A dispetto della feroce recensione, gli impressionisti decidono di accettare questo nome. Impressione Levar del sole si trova al Museo Marmottan di Parigi.